Recentemente, due voli internazionali hanno subito gravi episodi di turbolenza, causando vittime e numerosi feriti. Un volo della Singapore Airlines da Londra a Singapore ha attraversato una grave turbolenza, provocando la morte di una persona e il ferimento di 53 passeggeri. Pochi giorni dopo, il 26 maggio, un volo dal Qatar all'Irlanda ha incontrato una turbolenza sopra la Turchia, ferendo 6 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. La turbolenza è definita come un movimento irregolare e imprevedibile dell'aria, percepito come scosse o vibrazioni durante il volo. Le principali cause della turbolenza sono: turbolenza termica, causata dal riscaldamento del suolo da parte del sole, che provoca la salita dell'aria calda e la discesa dell'aria fredda. Turbolenza meccanica, si verifica quando il flusso d'aria è interrotto da ostacoli come montagne, edifici o alberi. Correnti a getto, fasce di vento ad alta velocità che possono causare turbolenze ai loro margini. Condizioni meteorologiche avverse, temporali, forti venti e piogge intense. Alcuni scienziati ritengono che il cambiamento climatico stia aumentando la frequenza e l'intensità delle turbolenze. Paul Williams, professore di scienze atmosferiche all'Università di Reading, ha osservato che le turbolenze di aria limpida sull'Atlantico settentrionale sono aumentate del 55% dal 1979. Uno studio inglese dell'anno scorso ha evidenziato un'intensificazione delle turbolenze improvvise, con un aumento attribuito ai cambiamenti climatici. Le aree più colpite sono gli Stati Uniti e l'Atlantico settentrionale. Le rotte aeree più turbolente dello scorso anno includono Santiago del Cile, Santa Cruz, Bolivia, Almaty, Bishkek, Asia Centrale, Lanzhou, Chengdu, Cina, Centrer Nagoya, Sendai, Giappone, Milano, Ginevra, Europa. Secondo il database di Turbli, che fornisce informazioni e previsioni sulle turbolenze, e un'analisi di Bloomberg di 150.000 rotte, altre rotte turbolente comprendono Giacomo, Santa Croce, Tokyo, Katmandu, Tokyo, Nuova Delhi, Tokyo, Dhaka, Milano, Zurigo, Ginevra, Zurigo, Nashville, Raleigh-Durham, Charlotte, Pittsburgh, Denver, Puerto Vallarta. In sintesi, l'aumento delle turbolenze aeree è un fenomeno crescente che impatta diverse rotte aeree globali, e il cambiamento climatico sembra giocare un ruolo significativo in questa intensificazione.